The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down. La vista da venerdì 28 marzo alle 21:10 su Rai 1. Insomma, capita raramente che in ultimi tempi si riescono a inventare e a produrre delle formule che quando le vedi, quando le provi, come abbiamo visto, e quando cominci a lavorarci dentro, riescono a riassumere così forte l'idea della gioia, dell'energia. E tutto questo di questi tempi, devo dire, è importante. Non è facile farlo e spero che tutto questo poi passi e venga compreso. Il fatto di farlo con Flavio come kingmaker mi fa particolarmente piacere, perché Flavio ha accettato una bella sfida con noi di tornare su Rai 1 proprio con Affari Tuoi, ed era una sfida molto importante. E questa sfida adesso, al di là dei risultati, al di là del premio di GTV, dell'Oscar per la televisione strameritato, ci dice che l'amore che il pubblico ha per Insinna e l'energia che Insinna riesce a dare al suo pubblico è tale che qui quest'anno, devo dire con soddisfazione, per la prima volta il nostro access di prime time, adesso tocchiamo ferro, insomma, abbiamo svoltato, siamo al 70%, adesso possiamo anche dirlo. Sono 80 giovani ballerini, 8 cantanti e coreografie dei stili più diversi. Mi hanno ricordato che ovviamente la giuria è composta da tre grandi: Rita Pavone, che siamo conosciuti oggi, io sono molto fan, cioè da sempre, da quando ragazzino anch'io vedevo tutti i suoi film, insomma, chi se li può dimenticare, oltre a quello che ha fatto per la musica e quello che ha fatto anche per la televisione, il grande spettacolo. Non so se vi ricordate uno dei più grandi, forse il più grande sceneggiato televisivo all'epoca, che ancora oggi esiste, che è già Borrasca. Noi oggi e Claudio Girini, anche che non è potuto essere presente, ognuno ha degli impegni. Abbiamo ovviamente un bellissimo cast, qui ve l'ho presentato: Antonino, Dario Bandiera, Paola, Iezzi, Massimo Lopez, che sono qui, ma ci sono anche Cristel Carrisi, Tony Hadley, Sabrina Salerno e Scudetto. E poi ovviamente i gruppi dai nomi più variegati, da 167 Scampia, Adrenalina, Bad Boys, con trattino fusione, mi raccomando, Cosmo P, l'eccezione, tacco 10, evidente. Vabbè, se lo dice il direttore, insomma, Rita è qui al centro, insomma, se vuoi non puoi parlare tu. Va bene, apro le danze. E l'inevitabile, ma sempre sentito, mai di Prammatica, grazie a Rai 1 e alla Endemol, perché, insomma, le cose non sono mai scontate. Io ogni tanto lo dico, gli dicono Rai 1 è casa mia, no? Casa mia sta a Piazza Tuscolo, Rai 1 è casa se ti aprono, se ti chiamano, se ti invitano, la Endemol. Quindi è stata una stagione, e lo è, comunque sì, io lo voglio dire, spesso ho parlato della mia emozione, la cosa, non dormo, la paura. Qua alla pista non c'è tempo, a parte stiamo sempre a provare, c'è tempo anche per dormire, non c'è tempo per aver paura. Ma volevo dire una cosa, è talmente una girandola di emozioni, conoscere Rita Pavone di persona, il mio maestro Gigi Loretti in giuria, Claudia Giri con cui ho fatto un film, Massimo, persone che stimi, con Dario abbiamo fatto teatro in un posto che era più grande il palco che la sala per il pubblico, ritrovarsi con autori, amici. Ecco Cristel Carrisi. E soprattutto, e poi l'impatto di ragazzi. E la signora Sallustio là dietro, che mi segue come un angelo custode, insomma, alla Endemol mi ricorda sempre: se in 40-50 secondi non puoi spiegare il programma, vuol dire che il programma non c'è. Di cosa non è? Non è un talent.
non stiamo cercando il collo del piede più giusto, il plié più ad effetto, il più bello, il più alto, il più intonato, il più aggraziato nel legete. No, vengono delle squadre, e già questo è rivoluzionario, non perde uno, non vince uno, arrivano in 10, se ne vanno in 10, anzi sono praticamente quasi 100, perché ogni squadra ha due rincalzi, non li chiamiamo riserve, su quella pista c'è spazio per tutti quelli che hanno voglia di sudare. E allora sono squadre, arrivano, quello che noi dice cosa cercate, dice allora dici che cos'è, e qui vi rubo 50 secondi per spiegare che cos'è, è uno show di fatto di passione, le loro, la nostra per accompagnarli, la loro voglia di dimostrare alle famiglie che non stanno perdendo tempo nel provare a ballare, non sono professionisti, ma studiano, e io vi posso dire una cosa, ogni volta che proviamo la sigla, sarà l'età, pure se non ho figli, mi commuovo, perché so cosa vuol dire a 20 anni. Salire su una pista, su un palco e aspettare che ti dicano sì o ti dicano grazie, lasci le foto, non chiami lei, chiameremo noi. Ho provato a impastarmi con loro, non tutti ancora, come dire, si fidano, molti sì, di tutti, di qualcuno ancora non so il nome, mi sbaglio, ci sono 3 Eriche, 4 Mario, 7 Giovanni, ma cerco di metterli a fuoco. Sto conquistandovi la loro fiducia, soprattutto loro già mi hanno fatto un regalo insieme a quelli che mi fa Rai 1 e la Endemol. Mi hanno ridato qualche anno proprio di vita, ma non di entusiasmo lavorativo, proprio di vita. Ho capito che a una certa età devi stare con persone che ti danno saggezza, il loro straordinario talento, le loro straordinarie esperienze, e poi ti devi abbeverare alla fonte dei ragazzi, ma non come categoria. Odio quando i giovani non è una categoria, i giovani hanno voglia di sudare, di ballare, di raccontarsi. Allora lo spettacolo sarà questo. Io spero che il programma vada bene, anche se io fossi trasparente nel programma. Chi vuole vedere qualcosa di me ha tempo, se va dalle 20:40 alle 9:10, 11:12 ad affari tuoi, alle 9:15, 16 dopo la pubblicità. Io spero che vi affascini, e affascini il pubblico di Rai 1, la straordinaria voglia di raccontarsi di questi ragazzi, le loro passioni, le loro motivazioni. Questo è il nostro show, non è appunto il talent del passo più giusto. Io spero che poi loro vivano di ballo, dei loro sogni, ma per noi la pista l'abbiamo ribattezzata così, lo spazio, non l'oscuro, non è un luogo dell'oscuro desiderio, lo spazio dei loro desideri. Rita, qui sono giurata? Ma per il momento semplicemente una giurata, penso di sì. L'idea che di partecipare a questa pista mi ha veramente coinvolta, perché il mio passato non è stato soltanto quello di una cantante. La mia formazione in Rai all'inizio con Antonello Falco è stata determinante, nel senso che lui non gli bastava un cantante, bisognava saper fare di più. E allora sono venute fuori le imitazioni, i balletti, e lì ho avuto l'avventura, il grande privilegio di lavorare con gente enorme, a partire da Hermes Pan, che era il coreografo proprio di Fred Astaire, colui ha fatto Top Hat, dei film meravigliosi, poi Landi, poi Don Lurio, poi Franco Miseria. Cioè, io non sono mai stata una ballerina, ma sono riuscita a farmi ballare, ma anche cose difficili. E allora, lavorando con loro, è un mondo che io conosco. Io non posso giudicare un ballerino classico, quello no, perché appunto come lui, jeté, queste cose, la pirouette, io non so cosa siano. Però il ballo moderno, beh, è nel mio DNA. E pertanto l'idea di vedere questa cosa nuova di ragazzi mi riportano indietro nel tempo, perché io ho iniziato che avevo 9 anni e da ragazzina ne avevo 12 quando facevo le gare con mio fratello di rock and roll acrobatico. Adesso non potrei farlo perché mi rompo, però allora facevo delle belle cose, avevamo un corridoio e in questo corridoio noi ci divertivamo a fare il rock e mio fratello faceva delle belle imprese e vincevamo anche delle belle coppette a Torino e dintorni. Allora mi è sempre piaciuta questa cosa, mi è sempre piaciuto vedere. E quando si andava, io come cantante, ai pari provini, io capisco la sua situazione, perché è durissimo sentirsi sempre sotto osservazione. È bello lasciare questi ragazzi il loro entusiasmo, è bello dargli l'input giusto per poter dire, lo stimolo, guarda che qua stai sbagliando, che potresti fare meglio, ma nello stesso tempo dare anche uno stimolo di guarda che hai delle opportunità, questa è importante, giocatela bene quando arrivi. Rita, perché questo lungo oblio? Ho iniziato 9 anni a cantare e a calpestare i legni di un palcoscenico, e questo era quello che io volevo fare. Avrei
Già speravo di diventare una corista, non avrei mai immaginato di avere una vita così importante, perché nel mio piccolo ho fatto delle cose veramente incredibili, soprattutto per i tempi di allora, dove non c'era la globalità, la globalizzazione di vedere un artista che parte dall'Italia, la vedono anche negli Stati Uniti, ma bisognava andare e lavorare. E negli ultimi anni io non ero contenta di quello che facevo, non ero contenta di quello che mi proponevano, non ero contenta di quello che cantavo. Entravo in uno studio e facevo come i carcerati che fanno la riga e mi dicevo: ma io ho avuto tutto, perché devo continuare a fare qualcosa che non mi piace? Non mi piace più, non mi diverte più, lascio. E allora sono andata a vivere in Spagna, mi sono divertita, ho fatto tutto quello che non ho mai fatto, nel senso di alzarsi una mattina e dire: io domani vado a Londra a vedermi un bello spettacolo, spazzolino da denti e parti e vai, senza paura di fare un bagno magari a tarda serata e domani non canto perché non c'ho la voce, ho preso freddo. E stranamente fai tutte queste cose, non ti viene mai una raucellina, perché veramente c'è la sindrome, no? Devo cantare domani e tu ti porti questa cosa dietro, che è quella che ti fa venire l'abbassamento di voce, e mi sono divertita. Poi complice il Renato Zero, che mi ha invitato i suoi 60 anni. Renato è stato un mio, non collettone, uno dei ragazzi di Rita, quando appunto Don Lurio contava questi miei numeri con questi 50-60 ragazzi, c'era lui, c'era la Loredana Bertè, la povera Stefania Rotolo, che ancora rimpiangiamo, e lui mi ha detto: no, devi venire perché sono i miei 60 anni, è importante che tu venga. Quella. Io ho detto: guarda, io vengo volentieri, però non dirlo a nessuno, entro così a schiaffo. E io dico sempre che mi piace entrare nella vita a schiaffo. Vengo per te, però tu non dirlo a nessuno, è una cosa che io faccio per te, perché se no pensano che io ritorni a cantare, invece non è vero. E lui mi ha invitato. Allora i miei figli mi hanno detto: guarda che tu ti disistimi, tu in realtà c'hai una bella voce, c'hai ancora una bolla grinta, devi farlo, questa è una cosa importante. Vai. E sono andata. Sono entrata così, senza che nessuno sapesse che io entravo. E c'è stata la fine del mondo. Ora, io ho detto: beh, il pubblico non è il mio, nessuno sa che sono qui. Cantavo e dicevo: cavolo però, questa voce è bella, tiene bene dritto, non c'è il diaframma che fa, ma cammina. Ha detto: beh, se non lo faccio adesso, questo disco non lo faccio mai più. Ed è nato questa mia cosa di tornare con questo disco, che è stato un mio sogno, che avevo nel cassetto, si chiama Masters, ed è tutto quello che io volevo cantare da ragazzina, perché io da ragazzina amavo Tony Bennett, amavo Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran, amavo tutto un mondo musicale che le mie coetanee non conoscevano. C'è chi si regala la barca, e mi sono regalato un disco. E ho fatto questo disco, che è stato una totale riabilitazione, perché sentendolo Gianni mi ha chiamato a suo fianco, e l'Arena di Verona è stata per me veramente il ritorno. La paura, se veramente si fa questo mestiere con la voglia di farlo, devo dirvi la verità che si fa con grande timore, perché la gente aspetta da te qualcosa, è una battaglia che tu devi vincere, la devi vincere. Soltanto chi lo fa con amore sa che devi vincere una battaglia. E lì si è creato qualcosa. E quando ho ricevuto questa proposta, io sentivo che nell'aria era il momento che qualcosa mi sarebbe arrivato. Peraltro io ringrazio Endemol per questo grande privilegio e sono molto felice per poter proporre Rita, perché Rita qualcosa di queste cose ne capisce, le ha vissute, le ha sofferte, le ha godute, è stata una privilegiata nei suoi incontri, e questo incontro con Flavio Insinna è qualcosa di strepitoso, perché è un ragazzo che ha un'umanità incredibile, io amo le persone vere. Veramente pensare anche alla situazione di oggi dei giovani in Italia, cioè vedo una gioventù che sta perdendo la voglia di sognare, che si sente con le ali legate, e quindi vedere questi ragazzi che ci credono ancora, che combattono per i loro sogni, che non dormono. E ho avuto il mio gruppo che per diversi motivi ha provato meno rispetto agli altri e hanno detto: saltiamo la pausa pranzo, non mangiamo, continuiamo a provare, cioè ce l'hanno messa davvero tutta, e mi sento onorata di essere parte di questo grande movimento, di questa grande
di questo grande riverde, di questa grande speranza che vedo ancora negli occhi dei giovani di oggi. La pista è Massimo Lopez. E allora, questa nuova avventura, Massimo? È una bella avventura, sono felicissimo di essere di questo rientro televisivo in una situazione piena di carica, piena di energia, piena di adrenalina. Sono veramente onoratissimo di farlo. E mi piace il discorso di essere a contatto con ragazzi che hanno una nuova, che hanno voglia di fare, hanno voglia di ballare, che sono professionisti, che non si sono mai esibiti in televisione. Questo permette a noi che siamo con loro di aiutarli, ma di essere anche aiutati da loro in qualche maniera. Quindi è, in questo senso è una bellissima avventura, mi permette e mi consente di poter fare quello che mi piace fare, cioè cantare e di essere in Mamma Rai. Mille grazie. Grazie. Allora, Flavio Insinna, sì. E saldamente al timone, sì. Saldamente al timone della pista. Saldamente, però, proviamo al timone, la prima sera, poi vediamo. Come diceva il tuo maestro, Core, quando sali su quel palco è sempre è guerra. È guerra, e quindi bisogna andare sapendo che, giustamente, nessuno ti regala nessuno, è un mestiere bellissimo, ma prevede la sfida. Quindi la prima sfida mia è arrivare lì vivo. Non morire di emozione, dire buonasera, presentare la giuria, presentare i ballerini e poi cominciare, come dire, ad essere come l'olio, a oliare il meccanismo che è già perfetto di suo, farlo andare senza fare danni. Quindi fare esibire le 8 squadre insieme agli 8 cantanti famosissimi che si esibiranno con loro e poi ascoltare la giuria, far vivere anche la sfida, la gara dentro la sala, coinvolgere anche il pubblico che poi alla fine dovrà votare. In sala c'è il pubblico col telecomando che esprime la propria preferenza, quindi ci sono un sacco di cose da fare ed è un'altra sfida ancora, perché Affari Tuoi è un tipo di spettacolo, è un mondo, la pista è un altro. La cosa che li lega è che però, come dire, sono contornato da famosissimi di straordinario talento, però, come dire, io ho anche a che fare con le persone normali, ad Affari Tuoi concorrenti e con i ballerini. Mille grazie, ciao. Allora. Ma.